Ehi gente, questo è Vio. Ben ritrovati su un nuovo episodio della serie Giochi Vecchi. Oggi delizierò i vostri occhi con Praetorians, uno dei primi giochi che ho comprato coi pochi scellini nelle mie tasche all'età di minorato mentale anni. E perché l'ho scelto? Beh, per la copertina ovviamente, gente. Cioè dai, un romano che swinga la spada come un big dick, ingroppa un cavallo gridando come un animale. Cosa c'è di più figo? Cioè, è l'apoteosi della figaggine per me. Poi ai tempi, parole come RPG, FPS e strategia in tempo reale mi sembravano parole da usare per confondere i miei amici all'elementare, sulle mie inesistenti conoscenze nel campo dei videogiochi. E quindi mi sono ritrovato a comandare un esercito di romani con clic destro e clic sinistro, ma il mio cervellino da guarda ogni sera buonanotte bambini non poteva capire concetti come ehi, lanciere batte la cavalleria, ehi, la cavalleria batte gli arcieri e l'arciere batte il lanciere. No. Era troppo per me. Quindi la strategia più complessa che potevo adottare era addestrare il maggior numero di truppe e scagliarlo in faccia al mio nemico. Cos'è cambiato in 20 anni? Beh, assolutamente nulla direi. Anzi, vorrei dire che adesso so leggere, o almeno credo. Quindi per ora, credo di riuscire a capire la storia del gioco. E quindi qualche giorno fa, quando mi sono ritrovato in saldo su Steam questo gioco, Praetorians, HD. Mi sono ripetuto, no, devo resistere alla tentazione di spendere altri soldi in giochi che probabilmente ai quali giocherò solo qualche oretta. E invece, durante la notte sono stato preso a randellate da una signorina chiamata Nostalgia e mi sono ritrovato a spendere altri 10 euro così, tanto per. Quindi, su Steam c'è anche la versione originale, ma che gira perfino sui microonde, direi, 2 volte. Ma piuttosto che giocare in un cubo in alto a sinistra a risoluzione 800x600, già ho la vista abbastanza compromessa di mio, ho deciso di prendere la versione HD Remastered, che è semplicemente lo stesso gioco, stessi concetti, stesse meccaniche, ma adottate a risoluzione Ultra HD. Quindi, adesso vedo che la colonna sonora non è minimamente cambiata, e c'è perfino il menu multigiocatore. Eh beh, ovviamente neanche un server, ma cosa mi aspetto da. Cosa mi aspetto da. Un gioco che. Quando ho aperto c'era una strana. Un strano launcher. Io penso che sarebbe partito il gioco suo tranquillamente. Invece è partito Calypso Launcher, qualcosa del genere. Boh. Qualche società nordcoreana, suppongo. Quindi un salutone ai miei amici di Pyongyang che mi stanno guardando. E adesso a noi tanto interessa semplicemente giocatore singolo e campagna. Tutorial 1, tutorial 2, tutorial 3, tutorial 4. I tutorial sono per la brava gente. Io sono scarso, perciò andrò per l'attraversamento del fiume Arrar. Sembrano i nomi di Aldo Giovanni e Giacomo quando facevano loro sketch. Pdor, figlio di Khmer, figlio di Arrar. L'anno è il 58 a.C. Giulio Cesare è giunto nelle province romane sull'altro lato delle Alpi per assumere la carica di governatore. Le sue forze hanno intrappolato gli Elvezi sulle sponde del fiume Arrar, garantendo così a Cesare il primo trionfo militare. La tua missione è quella di prendere il controllo di entrambe le rive del fiume, in modo che le legioni di veterani possano lanciarsi all'inseguimento del nemico dopo un breve periodo di meritato riposo. Quindi, signori, iniziamo. Mi hanno tenuto le cutscene, le anime. Belle, belli questi filmati. Ai tempi, vedere dei film così. Ma così, per i miei occhietti da bambino. Poi la musichetta, tutta tranquilla. Ingannare come The Long Dark. Sta per succedere il bordello qui. Chi è stato? Chi ha scorreggiato? Questa la vede lunga. Ma questo è Sneak 100 proprio. Ehi Tito, lo senti questa puzza di scorreggia? No, Caio, che cos'è? Ah. Non credo che fosse una tracheotomia quella d'emergenza, perché mi sembrava che respirasse abbastanza bene di suo quel ragazzo. Bam! E rimane solo lui. Il nostro eroe ce la farà scappare? Tara, tara, tara.
Però la musica, dai, tanta roba. Ragazzo spaventato, prende la lancia in mano, la scaglia e lo becca. Uomo a terra, signori. Cosa farà? Se non parla finita. GG, rest in peace, bro. Capitolo 5, l'attraversamento del fiume Arrer. Fiume Arrer, reame gallico delle Aedui. 2 maggio 58 a.C. L'obiettivo primario è realizzare un ponte sul fiume Arrer. Ci sono però numerosi nemici su entrambe le sponde del fiume. Dovrai eliminarli tutti perché l'esercito possa attraversarlo senza correre rischi. Ok. Quelli verdi sono i cattivi. Il nostro alleato Eduo ha promesso di inviare in nostro aiuto i suoi nobili a cavallo, che però ancora non sono arrivati. Sti bastardi. Stanno scioperando i corrieri di Amazon, ecco perché. Adatti alla costruzione di un ponte. Devi realizzarne almeno uno perché le nostre forze possano passare. Sì, signor capitano, signore. Per evitare gli elvezzi da questa zona, dovrai prendere il controllo di queste due città. Dubis, su questo lato del fiume, e Pons. Ma è la Francia questa. Questi sono i tuoi ordini. Ma il Senato e per il popolo. Tribuno lo dice tua sorella, eh. Io sono un Caio Tito Rudo, sono un re Caio qua, eh. Occhio a come parli. Sono mandato qui in missione per scacciare gli infedeli barbari da questa regione. Non scherzare. Allora, questo lo mettiamo come esploratore su 5. Sì, funziona ancora contro le 4, contro le 5. Ci facciamo il legionario insieme al signorino Caio Tito... Com'era già? Tito Rudo. Era una persona molto rude. No, senza gli arcieri, solo lui. Dai, così, uno... Gli arcieri ce li teniamo sul 2 e la fanteria ausiliaria ce la teniamo sul 3. Potete vedere qui che queste sono le abilità speciali. Formazione standard, ovvero così. Formazione testugine, quindi prenderanno meno danni dai proiettili. Non la fate perché se vi becca una balista praticamente vi decima l'intero esercito. Cioè, sono letteralmente... I legionari ci mettono tipo un minuto e mezzo da addestrarsi. È un minuto e mezzo buttato nel cesso di truppe. Il punto è vantaggioso ogni tanto. Poi c'è l'abilità Pilum. Questa si usa solo quando hanno 1000 vigore, se non sbaglio. E consiste nel lanciare le lance. È molto forte, fa tanti danni. Se non sbaglio, tutte le truppe, o forse solo anche i barbari, hanno questa abilità di lanciare proiettili a distanza dalle truppe ravvicinate. Questi hanno formazione stazionaria e formazione standard. Stazionaria vuol dire che li metti lì e stanno fermi così carichi. Appena passa qualcuno, ratatatata, rest in peace. Poi abbiamo qui la fanteria ausiliaria, che praticamente sarebbero le truppe più scarse del gioco. Le fai fuori con uno sputo in faccia, però costruiscono le cose come macchine. Vediamo se c'è. Se mi ricordo, ah, qua, l'hanno spostato qua. Catapulte, baliste, arieti, torri difensive e soprattutto le guarnigioni per prendere il controllo delle varie città. Quindi, finite le spiegazioni preliminari, direi di salvare la partita e poi, boh, vabbè, salvare la partita fin dall'inizio. Ma io sono previdente, ok? Quindi, salvata la partita, direi di inviare l'esploratore col falco. La sua abilità speciale è esplorare, cioè gira a muzzo finché non ti fai uccidere da un arciere. Non è una bella idea, a parer mio. E manda il falco. Ma noi abbiamo già trovato le nostre truppe. Quindi, abbiamo trovato i nemici, muoveremo questi nella foresta e li metteremo qui, così, girati così. No, non dovete uscire dalla foresta, sennò vi picchio. Mettiamo gli arcieri dietro. Correte. Ciccioni. Mettiamo gli arcieri dietro e li provochiamo, così loro iniziano a caricare nella foresta e noi su pasmu da fuca. Perché? Ah, sono gli arcieri. Guardavo perché hanno poco vigore gli arcieri. Ehi, no, perché siete usciti? Porca miseria, che odio. Non uscite, arcieri. Non sto andando benissimo. No, per l'imperatore. Stiamo sbagliando tutto. Stiamo sbagliando. Ci attaccano da qua. Ci attaccano da su. No, no, ritornate nella foresta. No. Abbiamo perso gli arcieri. Alla grande. Ma porca miseria. Spavalda. Spavalda. Scusate se grido troppo. È che, boh, l'emozione della nostalgia si fa sentire ogni tanto. Mi investe come un treno. Dai, fate fuori sti arcieri che ci hanno abbastanza rovinato la giornata.
Dovevo inviare l'esploratore, com'è che... No, altri! Altri! Ma quanti sono questi? Vai, signori! Arcieri, veloci! Forse dovremmo andare anche alla fanteria ausiliari. Questi sono messi male, quindi dovremmo farli ritirare. Il punto è, vado a conquistare il villaggio, prima oppure vado a farmi aiutare dai nostri amici Edui. Punto interrogativo. Ah, era la pioggia. No, ritornate nella foresta che qui stiamo morendo tutti. Signori, più veloci. Voi nella foresta dovete stare lì. È letteralmente. Oh, dove vai? No, carica, carica, carica. Lanciate i pilu. No, correte. Ah. Adesso sorpresa, bitch. Andate, andate. Fatevi vedere chi comanda in questa regione. Generale. Dai, abbiamo perso solo 24 truppe. Potevano morire di più. Potevano rimanerci offesi, di persone. Facciamoli incazzare a questi. Da lontano. Caio Tito Rudo! Ti sei accorto che ti stanno caricando 5 cavalieri? Vai, Caio Tito Rudo, credo in te. Il nostro eroe è sotto attacco. Il nostro eroe sta per essere stuprato da 5 cavalieri barbari. Eh sì, il nostro eroe se la vede piuttosto male. Cioè, dai, noi siamo praticamente. Cosa sono i romani se non gli americani del passato? Noi siamo qui a portare la civiltà, signori. Noi siamo qui a portare la freedom, schiavizzando. Cioè, scusate, schiavizzando, non volevo dire queste cose. Dando il dono della conoscenza ai barbari. La conoscenza di essere nostri servitori per il resto della loro vita. E che i loro figli costruiranno le nostre case. Già. Ehi, da dove? È partita la musica? Dove? Chi è sotto attacco? Ah, sono qua nella foresta. Arcieri! Veloci! Veloci! Questi sono i guerrieri. I guerrieri hanno delle specie di bola che lanciano a distanza per stunnare le truppe temporaneamente. Stunnare nel senso vero e proprio, cioè se vengono stunnate non fanno più niente le nostre truppe. Diventano. Non so cosa serve loro al metto in testa. Diventano cerebrolese se vengono stunnate. Non fanno più niente per circa boh, 5 secondi, non fai. Allora, ci muoviamo nella foresta per ora. Perché è così difficile guidare la gente su questo gioco? Ti dico di stare nella foresta, stai nella foresta. Se no, avrebbi cliccato, stai qua dentro. Allora, le truppe, bisogna spiegare questa cosa. Gli arcieri si muovono più o meno ovunque. Vedete, sulle acque basse, un po' ovunque. I legionari, invece, avendo armatura pesante, non possono muoversi sull'acqua. I cavalieri, a loro volta, non possono entrare nelle foreste. Se avete visto. Io molto spesso abuso di questa cosa, li attiro con le altre truppe e poi con gli arcieri da distanza ci faccio il bimbirimbu. Poi, cos'altro c'è da dire? Ah, i centurioni, gli eroi e tutto si possono muovere un po' ovunque. Loro se ne fregano, loro sono i boss dei boss. Poi, perché la fanteria ausiliare è ancora lì? Questo è ancora qui. Inviamo i Falcus, i Falcon Punch. Questo qui lo manderei qui. Poi, questi li muoverei qui. E gli arcieri subito dietro. Hanno tutti vita gialla, vuol dire che qualcuno sta per morire. La vita cosa significa? Che ognuna di queste truppe in me. Questa è la media di vita, non è la vita che ha l'intero plotone. Cioè, non è che se arriviamo a zero muoiono tutti insieme. No. Vuol dire che una media della vita è quella. Non uscite. Io vi picchio. Io vi picchio in. Come. Guardate, non voglio essere. Non voglio dire una cosa brutta. Vai, 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 attaccate. Poi un'altra abilità speciale. Vabbè, inviamo intanto. Qua sulle colline potrebbero esserci dei bastardelli. Vengono gli arcieri di solito lì. Vediamo. No, non c'è nessuno. Molto strano. Molto strano. Ah no, è tornato indietro. È tornato indietro, il che vuol dire che ci sono degli arcieri qui. Se torna indietro da solo, cioè così, senza che lo richiami o senza che il vigore finisca da solo. Vuol dire che ci sono degli arcieri che hanno attaccato le tue truppe. Perciò, voi andrete qui. No, voi mi mettete testuggine. Con la testuggine si può entrare? Sì, si può entrare nella foresta. Testuggine! Cosa non puoi obbedire? Ti picchio se non obbedisci. Guarda che qui c'è la decimazione è nata per un motivo, eh. È nata tra i romani la decimazione, non scherzo. E consisteva in una cosa molto bella. A chi disobbediva. Volete sapere cos'è la decimazione?
La decimazione avveniva quando i soldati delle legioni romane si rifiutavano di seguire gli ordini, oppure disertavano. E consisteva nella bellissima pratica. Ah, dai, correte! Nella bellissima pratica di. Scusate che mi sono concentrato. Nella bellissima pratica di obbligarli tra di loro a scegliere tra 10 spighe di grano, se ricordo bene, qualcosa del genere. E chi pigliava la spiga più piccola veniva massacrato di botte, letteralmente veniva preso a ran. Dove stai andando? No! No, no, no! No! Dove state andando? Moriremo tutti! Moriremo tutti! Sta andando malissimo! Sta andando malissimo! Dov'è la fanteria ausiliaria? Ancora qui! Ok, questa. Gli arcieri hanno l'abilità di dare fuoco agli edifici. Una volta che un edificio va a fuoco, la vita scenderà, ma in una maniera velocissima. Guardate, trrram! È letteralmente autodistruzione questa. Dove state andando? C'è il percorso sicuro che vi ho fatto. Miseria, quanto è stressante sto gioco. Ehi, signorino, benvenuto nel club. Adesso subirà una piccola. Scusate, copritevi le orecchie, il pubblico più piccolo. Una bellissima gangi bengi tra i nostri 90 legionari. Non se la passerà bene, signorino. Poi. Allora, invece, questo raggio blu che vedete è una specie di influenza. Ed è l'abilità speciale dei capitani, centurioni, come volete chiamarli. E praticamente consiste nel. Consiste nel. Questo qui ha rigenerazione extra del vigore. E ovvero, come potete vedere, si rigenera il vigore più in fretta. Semplicemente così, cioè, non c'è niente da dire. Invece, quelli barbari hanno una specie di distrazione. Fanno un balletto strano che confonde le truppe e perdono. Non lo so, forse vigore, forse attacco, danno per round. Danno per round, vabbè, danno per secondo, qualcosa del genere. Ah, la pioggia si è fermata, pensavo che fosse una cosa permanente. Quindi, inviamo di nuovo il falco per capire un po' che cosa ci circonda qui. Perché Sì, generale. è pieno di nemici. Invece, gli egiziani, veramente, non mi ricordo niente degli egiziani. Chi è che usava gli egiziani su Praetorians, dai? Immediatamente. Avevano le Sì. bighe che erano fighe, però, a parte quello. Gli egiziani su Praetorian, Siamo siamo pronti. sinceri. Lo ridico, chi è che usava gli egiziani su Sono io al Praetorian? comando. I tuoi ordini? Chi è che usava gli egiziani su Praetorian? Sì, veramente non trovo Eccoli. nessuno. Non Obiettivo concepirei mai raggiunto. una cosa del genere. Sono io al comando. Concepirei. Allora, non c'è la promozione? Sì, c'è la promozione. Non mi ricordo come funziona la I tuoi promozione, perché ordini? certe volte lo puoi fare, certe volte no. Promuovi. Promuovere che significa? Che tu ti levi dalle scale. Oh, esci! Sì, Tu signore. non fai niente. Sì, Promuoviamo una generale. truppa, cioè Sono la io al trasformiamo in comando. centurione. E per produrre. A cosa servono i villaggi? Non l'ho detto. Per produrre le unità bisogna conquistare i villaggi e inserirci un Sono centurione. io al comando. O comunque uno degli Sono eroi. io al comando. E in cosa consiste? Semplicemente sbloccare le truppe. Io direi di addestrare gli equit. Però vedete che richiedono un punto di onore. Questi sono i punti onore, si fanno uccidendo gli altri nemici. Per ora addestrerò dei due dottori che ci serviranno di brutto. La fanteria Generale? ausiliaria la mando Sì, qui. signore. È stato No, no, reclutato no, no, un un'idea nuovo migliore. gruppo. Costruisci. Dov'è costruisci? Dov'è È stato costruisci? formato un nuovo gruppo Ok, di truppe. costruisci, costruiamo qua. No, se rampeggia così vuol dire che non la posso fare. Come non la posso fare? Ehi, che vuol dire che non la posso fare? Come osi? Come osi? Eseguo i tuoi Facciamo ordini. questa e ci mettiamo l'arcieri. Gli arcieri dentro per almeno ci proteggiamo un po' le truppe. Poi direi di addestrare due di Equit, ci serviranno tanto. E poi di farci questa stradella qui per arrivare fino ai nobili. Perché non mi ricordo se serviva anche l'eroe dietro per capire sugli nobili, per studiare un po', per parlare con i nobili, oppure bastava semplicemente Immediatamente. mandare una truppa casuale, anche un esploratore. Questo non me lo ricordo davvero. Generale, Vabbè, immediatamente. sono più di 20 anni che non gioco, quindi penso che mi capiate. Quanto come è messo qua? Beh, 100.000, Eccoli.
qui, come siamo messi. Direi di mettere questi arcieri qua. No, forse li metto quelli più, che sono di meno. Tanto non credo che mi attaccheranno mai. Oh, qui c'ho del viola. Guerrieri, fanteria, altri guerrieri. Ok, è quasi pronta questa. Quindi direi di farli entrare qui. Costruzione completata, capo. Ma cosa non puoi obbedire? Ho parlato prima della decimazione, vero? Mi hai sentito pure tu? Ah no, eri qua che stavi... Non mi hai sentito, non hai sentito la lezione. Poi facciamo un ripasso, eh. Non osare disobbedirmi di nuovo. Allora. Sono io al comando. No! Ci stanno attaccando! Ci stanno attaccando! Non pensavo ci attaccassero. No! Questa è la fanteria ausiliare, ce la rovinano! Vabbè, ma tanto non vale niente, la fanteria. Dove sono le quit? È quit! È quites! Cosa non puoi obbedire? Ti faccio vedere io lo obbedire. Oh! Vai! Buongiorno! Fuori dalle scatole. Mi avete deluso, siete la delusione della delusione. Basta. Non voglio più vedere. Niente più UE. Niente UE con me, ok? Niente UU. Me l'hai detto tipo 4 volte, sorella. Basta, abbiamo capito, sei un dottore. L'hanno capito un po' tutti. Generale. Oh, ah, impossibile guidare. Vabbè, comunque. Tu andrai sul 5 adesso. Tanto quello con lupo fa. Allora, come che si toglievano le truppe qua? Con no. Con shift si toglievano. Shift? Sì, con shift si toglieva la selezione. Un 2. Qui lo mettiamo sull'1. Questi li mettiamo sul 4. Cosa? No, no, tu ti levi dalle scatole. Tutti mettiamo sul 4. Sono io al comando, dove sei? Ti togliamo e tu rimani sull'1. Poi questi qua li dovremmo far muovere lateralmente. Ehi, dottor! Dottorio! Dottorio! Sì signore, cosa? Dove sei? Dottorio! No, dove sono i dottorio? Oh, voi due? Voi, io posso curare i feriti? Non vedo tanto successo qua dentro, eh. No, guarda cosa servono i cavalieri. I cavalieri distruggono letteralmente gli arcieri. Questi qua li disinstalliamo. Cioè non li vedremo mai più. Guarda come perdono. Veramente, eliminati. Mezzo secondo fuori gli arcieri. A questo servono i cavalieri. Oh, tu? Com'è che si fermavano qua? Tu stai fermo lì. Difensivo, qui. Ah sì, questa è una cosa che era molto importante. Aggressivo è che appena vedono qualcosa, rapatapatà. Com'è che si spegneva l'incendio? Dove sono i miei fanteriosi, ausiliegiosi? Mettiamo qua, che spengono l'incendio. Poi, farei altri legionari per sicurezza e altri equit ed equit a cavallo. Poi, un altro doctorio. No, non ho selezionato i doctorio, quindi... Dov'è sono? Dov'è? 3. No, 4, 4, 3. Perché tu sei sul 3? 4 andrà sul 3. Basta, la fanteria ausiliare non mi serve più. Forse sì. Per l'imperatore. Arciere ausiliare. Forse mi servono anche degli arcieri ausiliari. Ora che ci penso. Oh! La mia fanteria ausiliaria? Non dovevi tipo riparare... Riparate! Perché siete qui? Io non lo so! Perché siete qui? Andate a rifanare quella parte difensiva. Ah, vi odio. Bravi, bravissimi. Adesso per punizione ve la ricostruite, così non rompete le scatole. Imparate a rompere le scatole. Ma non ho capito. Quei dottori, dove sono? Sono il peggior generale mai esistito, lo so. Muoviti. Dov'è l'altro dottore? È morto. Mi sa che è morto. Eh sì, mi sa proprio che è morto. E curali, ho capito. Vai a curarli. Rotto il caspito. Sì, signore. Due. Ecco. Generale. Gli arcieri sono la troppo più rompicoglioni di questo gioco, ma sono anche la più fragile. Anche il più della fanteria ausiliaria. Ecco. Poi voi andrete qui. Eseguo il tuo ordine. Voi andrete qui. Sì, signore. E tre staranno qui. Siamo voi pronti. Entrerete qui non appena si libera. Generale. E adesso possiamo fare bordello. Ah, adesso c'è anche lo. Questo non c'era.
O almeno non me la ricordo io. Penso che non me la ricordo io. Io posso curare i pericoli. Allora, spostiamo l'esploratore di qua, così siamo tranquilli. Poi, qua chissà che cosa sta succedendo. La tattica. Beh, per ora direi che ora che ho un esercito sì o no, direi di togliere questi equip e di riselezionare l'uno. Questi li mettiamo sul 3. No, dove? No, basta! Voi dottori bastardi! Qua! Rompete le scatole! Generale niente. Voi andate sul 3. Voi andate sul 1. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Poi altre truppe. Direi di salvare la partita e ripartire con andare verso i nobili. Conquistare, costruire il... Ah, ma c'è anche qui il ponte. Però il ponte qui non mi convince più di tanto, perché non potremo attraversare con i legionari. Non è una cosa che mi convince più di tanto. Qui invece sì. Sarà una strada più lunga, però almeno possiamo attraversare con i legionari. Noi abbiamo letteralmente solo legionari. Con 24 e qui cosa dobbiamo fare? Quindi, salviamo la partita per ora. E riprendiamo più tardi. Beh, rieccoci qui. Abbiamo i legionari. Abbiamo i cosi, i cosari. E poi abbiamo i pisolari. Andiamo di qua. Dovremmo inviare l'esploratore, quindi... Mandiamo qua, direi. Qua non può esserci nessuno perché è sopra. Direi di mandarli qua per farci un'idea di cosa ci aspetta. Spero non ci sia nessuno qua. No, aspetta, exploration. Non va perché per un turicale. Vabbè, ci avrebbero già attaccati gli arcieri se ci fosse qualcuno qua. Vabbè, nel frattempo muoviamo questi qua, gli arcieri dietro. Voi vi muovete di qua. 5. Dove sei? No, invia. 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 Prendi quel falco, bastardo. No, ci stanno attaccando, infatti. All'attacco. All'attacco. Vai, cavalieri. Una carica, ho detto. Questa non è una carica. Uè. Uè. Avevano il loro modo di morire ai tempi. Il loro modo era l'UE. Unione Europea, addio per sempre. Mi smancherai. Scusate, era pessimo. Ehi, eroe, perché sei stato attaccato? No, sono qua nella foresta. Bastardi, cioè, dicevo, figurati se c'è qualcuno nella foresta. Invece c'è veramente qualcuno sulla nella foresta. Bene, allora ci facciamo una strada lunga. Voi vi mettete a testugine. No, Caio Tito Rudo, non mi puoi morire, eh. Voi testuginate, signori. Testuginate. Testuginate. Questo. Io ti. Ah, sono troppo pochi. Ok, se sono troppo pochi non possono testuginare. Niente testuginazione. Comunque, vedete, perdono letteralmente uno di vita per attacco. Allora, Caio Tito Rudo, se mi muori ti picchio. Ti ammazzo di nuovo io con le mie mani. E non mi vergogno a farlo. Allora, e voi perché? Finalmente ci incontriamo, amici romani. Diviziacus, il nostro capo, è caduto in un'imboscata tesa dagli Elvezzi nei pressi del fiume. Oh no! Facciamo presto, dobbiamo soccorrerlo! Alla grande, bro. Boh, adesso abbiamo la cavalleria ancora più grande. Contro le tre. Abbiamo la cavalleria più grossa e grossa mai esistita. Ma grossa, grossa, grossa. Quindi, formazione standard. Muoversi. Ehi, qui che succede? Ah! Ehi! Voi due, esploratore con Farco, questo qui, poveretto, è stato reclutato un nuovo tipo di truppa, bella bro. Questi arcieri li mettiamo qua, ma tanto non ci attacca più nessuno. Grazie per il tuo intervento. È stato così facile. Ti devo la vita, pertanto ti prego di accettare i miei servizi. Avanti. Distruggiamo una volta per tutte questi traditori. Cioè bro, a te bastava letteralmente camminare. Ti bastava letteralmente camminare fino a me. Cioè, ti rendi conto? Allora, degradazione. No, 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 no! No, 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 no! La catapulta! No! 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 No, no! Via, via! Allora, non mi ricordo se la formazione testuggine bloccava anche le... Vabbè, dubito, però... You never know what you don't know. Allora, li mettiamo sul... No, sul 3 ho detto.
Formazione antistrugine, a quanto pare. La formazione antistrugine blocca anche i proiettili. Allora, mi servirebbero questi bastardelli qua per distruggere la catapulta. Corico! Distruggete questa catapulta infernale. Datele fuoco! Boh, loro hanno finito. Adesso bisogna aspettare che... Ehi, è morto qualcuno! Sono morti! Non avrei mai pensato che morissero. Cioè, se siamo a testuggine, raga, dovremmo essere immortali. Guarda, questi sono i due cadaveri dei nostri amici. Plinio e Giuseppio. Ricorderemo sempre i vostri nomi. Vediamo quando ne torneremo a casa. Poi direi di unire le truppe e di degradare quelli più bassi. Degradare vuol dire che li trasformiamo in costruttori semplici. Perciò, non unisci. No, 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 degradation. Voi siete degradation, confermo la degradation. Ah, adesso ce la conferma. Una volta premevi per sbaglio e ti ritrovavi. Ah beh, almeno questo ci hanno pensato, dai. Premevi per sbaglio e ti ritrovavi così all'improvviso. No, basta. Sì, ho capito, ti credo sulla parola, ma... Sì, anche a te ti credo, però basta. Certamente. Certamente, sembro io al lavoro. Vuoi fare questo? Certamente. Vuoi? Certamente. Immediatamente. Vai, immediatamente. Ma tu devi uscire dalle scatole, tu ormai non sei più niente. Vai a costruire quel ponte e poi sarai letteralmente inutile. I tuoi ordini? I miei ordini? I miei ordini sono che dovete essere sull'uno. Sì, vuoi muoversi qua a difendere le truppe? Chi mi attacca? Dov'è? È partita la canzone? Altra catapulta! No, via, 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 via. No, ci sono pure gli arcieri. Basta, 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 ritirata. E qui, come ci arrangiamo, signori? Sono ben 100.000 punti di costruzione da fare, eh. Cioè, io direi di provare una cosa... Vai, 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 vai. Veloce. Chi più? Fuori, spostarsi! Spostarsi! Non gli abbiamo dato fuoco. What? No, ci sono anche gli arcieri. Ci serve un druido qua. Signor druido! Signor doctor! Er doctor! Curatemi le truppe, veloci. Adesso. Carica! No, allora ci spostiamo così schiviamo quel proiettilone. Adesso. A fuoco. A fuoco, a fuoco, a fuoco. Poi ci spostiamo di nuovo. Via, 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 via. Ci facciamo così. Questo è l'inganno della cadrega. Oh, eroe, non dovresti essere sotto attacco. Ok, questi vanno già a fuoco, a posto. Voi qua. Dobbiamo ingannare con la cadrega questi arcieri qua. Tanto l'intelligenza artificiale è intelligenza solo per nome. E li mettiamo in formazione testuggine così attiriamo l'attacco di quegli arcieri. Con la fanteria ausiliaria direi di costruire, di finire la costruzione del ponte. Perciò, formazione a testuggine. I miei costruttori di Minecraft... Di main camp dovrebbero fare tutto qua. No, 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 voi dovete aspettare che la testuggine si muova. Siamo in marcia. Vai, testuggine. Sì, sì. Su, testuggine. Generale. Ma sono stati loro a costruirne un'altra oppure... Ah, ma perché è ancora in... Porca miseria. Perché è ancora intera sta roba? Muovetevi così, signori. Non sfermatevi. No, stanno cambiando bersaglio. Stanno cambiando bersaglio. Spostarsi, spostarsi. Al grande. Eh no, e questi qua hanno smesso di fare gli stronzi. Cioè, guardateli. Gli infami bastardi. Avvicinatevi con quella catapulta. Oh, quanto raggio ha quella catapulta? Doctor, doctor. Dai, avvicinarsi, dai, per forza. Perché si è spento l'incendio? Pensavo... Cioè, se li attiro qua, magari... Siamo in marcia. No! 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 Plinio! Perché? Perché ti sei fatto colpire da quella pietra gigante? Eri a cavallo! Sì, sì. Ancora! Oh, per poco. Sto bastardo con la catapulta non si avvicina. Vabbè, dovremmo sacrificare una di legionari, per forza. Per forza. A me dispiace, piange il cuore, ma... Quanto raggio hanno sti... E per questo non si avvicinano, perché hanno un bordello di raggio sti bastardi. Siamo pronti. No, vai qua. Qui ci perderò un'ora. Come minimo. Video di un'ora perché non riesco a costruire un cazzo di ponte. Costruisci i ponti tra le persone, non i muri.
Ricordatevelo, signore. Io posso curare i feriti. Complimenti, ho capito. No, fanteria ausiliaria. No, fanteria ausiliaria, non rompere le scatole. Ecco, ecco. Dove sono gli arcieri ausiliari? Magari gli arcieri hanno più raggio. I don't know, man. I don't know. I'm very confusion. Me is very confusion right now. Allora, direi di costruire lo stesso il ponte, buttarci, va, va in giro, tanto 10.000 ce la faranno. Via, 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 ragazzi. Una cosa carina che c'era sui... No, no, non mi piace dove stai mirando. Devi mirare... No! Devi mirare alle cose lì. Voi che state facendo? No, 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 così dovete andare. No. Non smettere di muoverti. Tu, vai a curare. Sì, generale. Non tu. Tu sì, vai a curare. Tu stai fermo. Generale, immediatamente. Generale, immediatamente. Generale, generale. Sì, generale. No, no. Sì, ancora, questi... Dai, me ne hanno uccisi due. Che tiro di merda che ha fatto questo bastardo. Dai, concentrati sugli altri. Ci sono i legionari lì accanto. Mira a loro. Ok, a posto. Veloci, 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 veloci. Muoversi, muoversi. Siete un sacrificio accettabile, signori. Mi dispiace, ma è questa la situazione al momento. Minchia, non vedo l'ora di caricarti con quei cavalieri. Ok, stanno mirando, per fortuna stanno mirando ancora i legionari. Facciamo così. Ah, sta per finire il ponte. Sta per finire il ponte. Questo è una pietra singola, è una pietra singola. Immediatamente. Minchia, 500 di danno, porca miseria. Io posso curare i feriti. Curali, non mi pare che tu li stia curando. Cosa stai usando? La telecinesi per curarlo? Ecco. Sì, generale. No, hanno cambiato bersaglio. Ok, non hanno cambiato bersaglio. I tuoi ordini? Sì, signore. No, continuate a muovervi. Voi state curando troppo poco, dottori. Siamo in marcia. Sì, generale. Troppo poco cura. Ok, l'abbiamo schivata. Siamo in marcia. Mi stanno giocando a dodgeball, letteralmente. Muoversi. Così, così, così. Ah, all'ultimo, cambiare direzione. Non se l'aspetteranno mai questi barbari. Alla grande. Via, 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 via. Proseguire così. Ah, la cavaliera è pronta. Ha fame. Ha fame di catapulta. Boom. No, ne abbiamo presi 5. Porca miseria. La cavalleria è pronta. La cavalleria è pronta. Ah, scoppia il bordello qua dentro. Io vi rovino. Acceca truppa. Chi è che acceca le truppe? Il druido? Via, via, via. Tutti rovinateli sti qua. Mi hanno rotto le scatole. Mamma mia. Ah, che soddisfazione. Che soddisfazione. Ah, bastardi. Allora, dobbiamo costruire, dobbiamo prendere il controllo anche dell'altro villaggio, quindi ci serviranno ancora le truppe. Sì, capo. Ci muoviamo. Subito. Subito. Sono ignorante. Io non ho studiato. Ti sembra un dottore. Per il mio dio nomade. Il mio dio pagano. Io ci credo. No, fanteria ausiliaria. Smetti di fare la fanteria molto poco ausiliaria. Comunque, gli arcieri non e i cavalieri non mandateli mai contro i lancieri, a meno che non siano concentrati su altre truppe. Perché è letteralmente un suicidio. Beh, ve li disinstallo, ve li distruggo, ve li rovino, ve li fanno piangere. No, 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 no. Allora, ci abbiamo quelli distanziati che useremo prima per indebolirli. Più, più, più. Per Roma! Attaccate questi. Voi andate qua. Voi andate qua. Ok, adesso loro sono deboli, possiamo ucciderli tranquillamente senza alcun problema. Sì, complimenti, anch'io posso curare i feriti. Con un... Pallottola in testa. La pallottola in testa cura tutto. Oh, chi è morto? Allo carico! Verremo il loro sangue. No, 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 voi dovete stare lontani. Il vostro compito è stare lontani. Pensi perché hanno poca vita? Doctor! 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 Muoversi! Qui! No, no, no! L'ultima cosa che doveva succedere era quella! Che i miei cavalieri incontrassero altri cavalieri. Risolviamo subito. Risolviamo subito, altri cavalieri. Minchia, stanno morendo tutti. Allora, questi qua... No, non questi qua.
No, questi qua. No, voi dove state andando? Vabbè, ho perso tutta la cavalleria. Alla grande. Ma a noi non importa. Voi andrete qua a rovinare questi arcieri. Tipo li dovete distruggere. No, ma tipo far piangere. Fare bordello qua, ragazzi. Dovete fare casino. Guarda quanti sono! Guarda quanti sono! Testuginate! Testuginate, ragazzi! Testuginate! No, i miei arcieri a cavallo. Perché si stanno concentrando sui miei arcieri a cavallo? Via, 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 via. No, voi no. Voi state normali. Voi state normali e fate scoppiare il bordello qua. Oh, l'attacco. Non avrei dovuto farlo perché la testuggine avrebbero parato più danni. Sì. No, che state facendo? È stato reclutato un nuovo tipo di truppe. Dobbiamo distruggere questo accampamento, se no continueranno a reclutare le truppe. Arciere ausiliari. Dove sono i miei arcieri ausiliari? Ma che cavolo avete fatto a morire così tanti? Vabbè. Vabbuo! Vabbuo! Rovinateli. Vero, potevo fare un attacco a sorpresa. Non ho guardato bene la mappa. Che generale sono? Qui c'è stato un massacroso. Quante ossa, quante ossa. Vai, e tu perché non stai attaccando? C'è una spadone gigante in mano. Stai attaccando questa torretta, mi pare. O sbaglio? Signor Caio Tito Rude. Voi verrete degradate tutti, tutti voi verrete degradate, tutti. Uccidetelo, uccidete quell'infedele. Mostrateli la nostra civilizzazione. Voi fuori, fuori, fuori e fuori, voi verrete degradati, così costruiamo veramente in fretta. Sì, confermo la degradazione, so quello che voglio fare. Onestamente preferivo quello vecchio, che almeno ti divertivi un po' a ritrovarti con 3 miliardi di fanterie ausiliarie. E voi? Perché non eravate nel... Come si ammazzano le proprie truppe? Qui sono stati dei tra... Qui ci stanno caricando, Qui ci stanno provocando, Guardateli lì, signori. Gente, cos'è sta roba, Come vi permettete? No, arcieri? Che cavolo state facendo? Oh no. Dottori, correte con le vostre pergamene. No, no, correte, sono più veloci. Il mio pancione non mi aiuta, capo. Il mio pancione non mi aiuta a scappare. Comunque, boh, ce l'abbiamo fatta, missione completata. Easy game, GGVP, rest in peace, ci vediamo dopo. GG. Dopo solo un'ora, credo. Quanto ci ho messo? Vittoria! Cross the River Arar. Almeno dammelo in italiano. Dai, ce l'ho in italiano. Dammelo in italiano. Vediamo la scena. No? Niente scenetta. Comunque, 613 uccisioni. Un terzo delle perdite rispetto alle uccisioni. 180 unità reclutate. Due villaggi conquistati. Tempo di gioco 40 minuti praticamente. Esperienza, non lo so. Perciò abbiamo sbloccato Scorta Bibracte. Questa cosa sia, spero sia il nome di una città. Che vedremo nel prossimo episodio, signori. Bene, gente, questa è la nostra fermata. Grazie per avermi seguito fin qua. Sono davvero grato per il vostro supporto. Per favore iscrivetevi al canale, mi fareste un grande aiuto. Quindi, vi auguro una buona giornata e ci vediamo al prossimo video. Bella bella!